si agisce? Cosa bisogna fare durante la visita a una casa con un agente immobiliare? Molti sono portati a pensare, infatti, che la visita di una casa, quando l'agente immobiliare espone una casa in vendita, la prima cosa che si deve fare, che la prima cosa che le persone pensano si debba fare, non vorrei essere malinterpretato, è scrivere un messaggio a quell'agenzia per poi prendere subito un appuntamento di visita per rendersi conto fattivamente, nel concreto, com'è quella casa, toccarla, respirarla, passeggiarla rispetto alle foto che ha esposto l'agente immobiliare e dalle quali sembrava effettivamente una casa che poteva fare al caso vostro. Quindi vedi l'annuncio, vedi le foto, oh che figa, guarda il prezzo, una letta veloce la descrizione, boom, messaggio direttamente sul portale immobiliare, cosa che non dovreste mai fare, ma questo è argomento di cui ho già parlato e ne riparleremo e del quale ho inviato anche una newsletter a tutti gli iscritti ai Compro Casa. Per quale motivo non si compila quel benedetto form, cioè il campi messi a disposizione al portale immobiliare, peraltro con la già scritto il messaggio: ciao, sarei interessata a questo annuncio. Ok, quindi non si fa. Ok, passaggio successivo: andare a visitare la casa. Ora, come la visitano la casa le persone? Come pensano si faccia una visita? Innanzitutto si risponde alla domanda sotto il portone o prima di entrare nella casa dell'agente immobiliare, che vi chiederà: conoscete già la zona? No, sì, boh, non lo so. La prima risposta da dare deve essere decisa, ma poi ne parliamo. Quindi non si risponde all'agente immobiliare così tanto per rispondere sì, no, non lo so, alla domanda conoscete già la zona. La seconda cosa che fanno le persone entrate in casa è passeggiare oppure aspettare che l'agente immobiliare apra le persiane, tiri su le tapparelle per far entrare la luce e iniziare a fare domande sceme. L'avrò ripetute mille volte, sono domande che non portano a niente, sono purtroppo domande che fanno tutti, quindi identificano i potenziali acquirenti al cospetto dell'agente immobiliare, quali persone uguali a tutti gli altri. Quindi l'agente immobiliare ha quella sorta di conferma del proprio vantaggio competitivo sugli acquirenti, perché quelle domande lì sceme identificano la persona e la preparazione delle persone che sono lì a visitare quella casa. Le domande quali sono? Da quanto tempo è in vendita questa casa? Perché è in vendita questa casa? È trattabile il prezzo? Quelli che sono un po' più avanzati è: di che anno è il palazzo? Domande che non portano da nessuna parte. Continuate a farle se le volete fare. Sfido chiunque a scrivermi una mail con tutti i benefici raccolti dal fare queste domande. Nicoletta, fammi finire l'argomento di oggi, poi passiamo alla fase domande. Anche a te, OneArt. Aspettiamo un attimo con le domande, perché altrimenti perdo il filo. Se rispondo a te, perdo il filo. Parliamo della visita a una casa per rispondere a Luigi, che mi ha scritto su Instagram, e gli voglio rispondere come ci si comporta durante la visita a una casa nella maniera più corretta. Quindi sono partito dal fatto come non ci si comporta. Poi cosa non si fa durante la visita? Si passeggia a cazzo di cane. Si passeggia per la casa, ci si immagina lì vivere in quella casa, si fantastica sul passeggiare e vivere in quella casa. La donna se ne va in cucina, se ne va in bagno, se ne va in camera da letto. L'uomo si sofferma sul soggiorno: dove metto il televisore 60 pollici, dove metto il divano per vedere la partita, magari ci affacciamo e quant'altro, per poi passare alle domande sceme, che non hanno da fare nient'altro, devono solo, secondo loro, confermare la sensazione avuta dalle foto, trasportarla nella realtà, effettivamente si assomiglia alle foto oppure effettivamente dalle foto sembrava meglio. Ok? Cosa si fa in una visita efficace? Ho detto già tantissime volte, scritto anche nel libro, nell'applicazione Report c'è un alert quando esageri: dobbiamo ridurre al minimo il numero delle visite. Non possiamo fare 5.000 visite per una casa che ci piace, per svariati motivi, e l'ho già detto, poi magari ci torniamo in altri video. Non possiamo star lì a visitare la casa facendola vedere prima volta noi, moglie e marito, seconda volta con i testimoni di nozze, terza volta con i genitori di entrambi, quarta volta con l'idraulico, quinta volta poi con l'elettricista, sesta volta con l'architetto. Ho visto persone sentirsi rifiutare la sesta visita perché non era più possibile fare. Grazie Daniela per aver comprato il libro.
Visto persone che si sono sentite rifiutare la sesta visita perché non se ne poteva più. L'agente immobiliare poi chiede concretezza, non può star lì a visitare per l'ennesima volta quella casa. Quindi si effettua una visita in maniera produttiva semplicemente per il fatto di ridurre al minimo le visite e per il fatto di dover raccogliere il maggior numero di informazioni possibili che siano utili a metterci seduti sul divano di casa con tutte le informazioni a fare i dovuti ragionamenti. Quindi le informazioni da raccogliere servono per poi fare ragionamenti che poi servono per poter prendere poi una decisione. La prendiamo, approfondiamo il discorso delle cose che mancano, non dovrebbero mancare, la scartiamo. È importante anche scartare le case che non vanno bene e sapere perché la stiamo scartando. Non la vogliamo comprare, ok? Quindi raccogliere informazioni. Quindi fare delle visite che ci portiamo a casa tantissimi elementi utili per ragionare, non passeggiare, per poi dimenticare tutto e per poi dover tornare a fare ulteriori visite per aggiungere elementi perché ci stiamo seriamente ragionando. Visite, visite, visite. No, non si fa. Se ne fa una fatta bene, che può durare anche mezz'ora, anche se l'agente immobiliare ha altri appuntamenti, adesso stai qui con noi, devi aspettare un attimo che stiamo raccogliendo informazioni. Se ne fa eventualmente un'altra, ma in una fase molto più avanzata. Ridurre al minimo significa massimo due, perché la terza eventualmente è quella che si dovrebbe fare nel momento in cui tra il nostro preliminare e l'atto, tra la proposta e il preliminare e l'atto, passa tanto tempo. Ovviamente il giorno dell'atto è fissato a 6 mesi, chissà quale motivo, non lo so, non lo voglio sapere. Quindi la casa dobbiamo andare a verificare prima dell'atto, il giorno prima della stipula, 2 giorni prima della stipula, visto che l'avevamo vista 6 mesi fa, dobbiamo andare a sincerarci che la casa abbia mantenuto le caratteristiche di quando 6 mesi fa l'avevamo vista mia moglie mette le piante qui, eh. Cagare pianta. E quindi dobbiamo accertarci che le caratteristiche della casa siano le stesse, mantenute nello stato di conservazione di quando l'abbiamo vista noi. Se negli accordi c'erano sì, svuotala, togli tutto, bisogna andare ad accertarci il fatto che l'hanno svuotata senza arrecare dei danni, quindi che hanno rimosso i condizionatori facendo i buchi al muro e quant'altro. Quindi ok, quella è l'eventuale eventuale terza visita. Ok? E ci vedono sempre persone che continuano a visitare perché non raccolgono elementi. Allora, come si parte prima della visita? Si parte con una telefonata di conferma dell'agente immobiliare che vi fa sempre perché non siete stati in grado, cosa che dovreste fare, non siete stati in grado di reperire il numero civico della casa. Quindi solitamente venite chiamati dall'agente immobiliare per confermare l'appuntamento di visita, ma in quel momento è solo in quel momento che vi viene comunicato il numero civico, l'indirizzo completo della casa, cosa che tu, se sei un comprocasa, avresti già dovuto reperire non per metterti in contatto con la proprietà, ma per controllare tutta una serie di concetti. Quando arrivare alla visita, non puntuali, cioè le persone sono contente, si sentono brave, si sentono capaci, si sentono doverose nei confronti dell'agente immobiliare arrivando puntuali alla visita. Non si arriva puntuali, ovviamente non si arriva tardi, ma si arriva almeno con 40, 50, io faccio un'ora, ma non fate come me, io potrei sembrare un pazzo scatenato, però almeno mezz'ora di anticipo. Perché? Perché prima di salire, se non hai fatto ricognizioni esterne, se non hai preso appunti sulle ricognizioni esterne, cosa che avresti dovuto fare avendo il civico, quindi nei giorni precedenti, devi raccogliere informazioni esterne a quel palazzo, devi guardare la palazzina. Quante volte gli agenti immobiliari mettono le foto interne e non mettono le foto esterne? Probabilmente in alcuni casi capita che le foto esterne non vengono messe perché fanno cagare. Quindi capita purtroppo che tu arrivi all'appuntamento, memore di quelle foto, che bella casa che stiamo andando a guardare, poi arrivi sotto il palazzo e fa schifo. Quindi tutto da ristrutturare, ci sono i fili delle antenne che piovono giù, ci sono parabole ovunque, ci sono i cassonetti dell'immondizia davanti al portone, sotto c'è il bangladino che fa casino e quant'altro. Quasi ti passa la voglia di vederla, seppure era bella nelle foto, ma perché fuori fa cagare. Quindi si arriva con mezz'ora d'anticipo, ci si rende conto del quartiere, i punti di reale interesse, la distanza, i tempi di percorrenza a piedi, macchine e motorino, non lo so, dei punti di reale interesse. Cosa sono? Il bar, il supermercato, la chiesa, l'oratorio, la farmacia, la scuola dei bimbi, la metropolitana, il parcheggio a pagamento in terra, non lo so. Ognuno ha dei propri punti di reale interesse che vanno a migliorare o peggiorare, ma dovrebbero andare a migliorare la qualità della vita nel momento in cui si va a vivere in quella zona.
Perfetto. Poi, una volta raccolte le informazioni esterne, una volta scattate delle foto e l'applicazione Report fa questo, vi aiuta a fare questo, non so cosa guardare, leggi l'applicazione, ti dirà l'applicazione cosa guardare, dove prendere appunti, a cosa dare dei voti e dei giudizi e quali foto scattare, ok? Si aspetta l'agente immobiliare, si fa la prima domanda all'agente immobiliare. Lui vi fa la prima domanda, conoscete già la zona, rispondete con precisione, senza incertezze, dopodiché la domanda la dovete fare voi. Una domanda di conferma che avreste dovuto fare in occasione di quella famosa telefonata di conferma del numero civico. Domani ci vediamo allora in via Roma 26. Perfetto, ricordati che io vedo case, faccio visita a case solo ed esclusivamente tenendo in mano una planimetria catastale della casa. Ora dovrei spiegare perché la planimetria catastale, perché c'è il fenomeno di turno che mi dice ma è meglio l'urbanistica. Piccolo inciso, per avere una planimetria catastale li ho contati, sono 5 click, costo 0, tempo 4 minuti e ce l'hai. Quindi non mi possono rispondere gli agenti immobiliari, l'abbiamo chiesta, stiamo aspettando che ce la danno. E capita spesso che anche quando si parla di planimetria catastale gli agenti immobiliari dicano no, non gliel'ho portata perché l'abbiamo richiesta, sta arrivando. Questa risposta la prendi per buona solo se sai, o meglio, la prendi per buona se non sai la provenienza e la trafila e il percorso da percorrere prima di avere una planimetria catastale. Si pensa l'abbiamo chiesta a chi? È una cosa telematica che fa un tecnico abbonato ad un servizio pagamento e costa zero. 4-5 click in 4 minuti contati sulla mail hai il PDF della planimetria catastale. Ecco perché si chiede la catastale inizialmente e non l'urbanistica, più difficoltosa, più laboriosa, più dispendiosa da ottenere. Perché non mi puoi dire di no? Perché non so se questa è la casa che comprerò. Se la comprerò te la chiederò poi l'urbanistica, intanto organizzati. Ma intanto la catastale me la devi portare perché tu in 4 minuti la otterrai, il tuo tecnico, voi, non lo so chi. Quindi prima domanda, mi hai portato la planimetria catastale che ti ho detto, che ti ho chiesto ieri? Se ti risponde sì, si va avanti. Ti risponde no, ti fai già un'idea di questo personaggio. Io personalmente, ok, ci vediamo la prossima volta, arrivederci, grazie, saluto. Quante volte con in affiancamento ce ne siamo andati perché l'agente immobiliare ci ha detto sì, la porterà il mio collega, non ti preoccupare, la porterà il mio collega, e poi il collega arriva e non ce l'ha perché no, ma non mi è stato detto niente, non ce l'ho, forse l'abbiamo chiesta, non è arrivata, ecco, ci sta prendendo per il culo, ci ha fatto un'idea, guarda caro amico nostro, ci rivediamo la prossima volta quando avrai la planimetria catastale, al momento non la rinunciamo a guardare questa casa, perché devo raccogliere informazioni, non perché devo rompere i coglioni a te o fare il fenomeno di turno. Se io vengo su in questa casa e non ho la possibilità di raccogliere informazioni, uno, che ci venga a fare, due, ci dovrò tornare perché le devo comunque raccogliere, la facciamo tutto la prossima volta. In più capisci che non sono uno dei tanti, me ne vado, sei tu che sei in difetto, te l'avevo detto, te l'avevo scritto, ok? Mi hai portato quindi la planimetria catastale della casa? Sì, perfetto, me la puoi dare? Ok, e fate una domanda. Senta, io dovrò eventualmente prendere appunti su questa planimetria, quindi A, dimmi se posso scriverci sopra, B, ci faccio una foto con l'applicazione Report, tu puoi disegnare come sul telefonino con la matita digitale, con il ditino, quindi ci faccio una foto e te la restituisco. E l'ultima ipotesi è la guardo, la confronto, tengo a mente, te la ridò pulita senza scriverci sopra perché te la devo ridare. Capita, poi no, me la può scarabocchiare perché la devo tenere io, devo riportare in ufficio, non te la posso lasciare per privacy. Vabbè, tengo a mente ciò che guardo, ma devo comunque averla in mano per andare su a visitare quella casa. O se stai guardando una villa, devo comunque controllarla per ogni piano che compone la villa. Cosa devo guardare in questa planimetria? Intanto inizio a raccogliere tutte le informazioni a me necessarie. Di che anno è? C'è scritto, questa planimetria catastale è del 2008. Significa, siccome so che le planimetrie catastali vengono fatte, quindi al catasto viene aggiornata la situazione planimetrica, ogni qualvolta la planimetria viene modificata, si presume che se la planimetria catastale è depositata in data 2006, si presume che questa casa è stata modificata nel 2006. Se invece sono planimetrie vecchie del 1970, 80, 60, al catasto del 39, quindi so che andrò a vedere quella casa che mai nessuno probabilmente ha modificato. Ok, quindi sono le prime informazioni che sto raccogliendo. E soprattutto da quel disegno mi aspetto di vedere, di controllare, di passeggiare quella casa lì.
Entriamo e mentre l'agente immobiliare apre tapparelle per far entrare la luce, parla delle sue cose, intanto moglie, marito, io, chiunque, passeggia la casa tenendo in mano, orientata bene la casa, andando a confrontare quello che sto guardando con quello che c'è disegnato lì. Non c'è da essere tecnici per fare questo, si fa tranquillamente. Lo si fa confrontando i muri, le finestre, le porte, le altezze, c'è scritta l'altezza lì. Gli ambienti interni, questa è considerata camera, quella è una camera, quello è un bagno, e si confronta. Dove trova una differenza, come nella settimana enigmistica trova la differenza, quel giochino lì, prendo un appunto sulla planimetria, sull'applicazione, la tengo a mente perché metto non ci puoi scrivere, io ci scrivo sopra tutti i miei appunti. Inizio a raccogliere le prime informazioni. La prima corrispondenza deve essere su quella planimetria e lo stato dei luoghi, da verificare poi ovviamente con la planimetria urbanistica, altrimenti i tecnici si incazzano e dicono che io parlo solo di planimetria catastale. Ma siccome non so se è quella casa che vorrò comprare e approfondire il discorso, al momento mi accontento della catastale. Poi cosa devo fare? Devo raccogliere gli elementi utili, quindi se trovo una differenza, manca una parete. La parete che divide la cucina col soggiorno, hanno fatto l'open space, sulla piantina catastale c'è, ma qui la guardo, non c'è. La prima cosa che faccio è una foto o un video, quindi si chiede permesso all'agente immobiliare quando si entra se è possibile scattare foto, girare video, stando attenti a non prendere quadri di bambini, di famiglia e quant'altro. Foto soltanto del dettaglio e delle cose che mi interessano. Se giri un video è ancora meglio, perché puoi avere la possibilità di memorizzare sul tuo cellulare le caratteristiche di quella casa. Quindi prendi tutti gli ambienti interni di quella casa, prendi il dettaglio delle finestre come sono fatte, prendi il dettaglio dell'impianto elettrico, quindi appena entri alla porta d'ingresso da qualche parte ci deve essere il quadro elettrico e gli faccio una foto o continuo a girare il mio video. La caldaia, se è il riscaldamento autonomo, ci deve essere da qualche parte la caldaia e ci faccio una foto. I bagni, pavimenti, soffitti, eventuali macchie di muffa, eventuali crepe, il fatto che le porte si aprono male o si aprono bene, tutti i pavimenti della casa, tutti i dettagli di quella casa, in modo tale da poter rapportarmi con qualcuno invece di tornarci. Condivido con l'applicazione, c'è il tasto condividi, c'è apposta per condividere tutto ciò che ho fotografato con qualcuno esperto che può esprimere un parere. Ad esempio, se ho trovato quella famosa differenza della parete che manca nella realtà, ma c'è sulla planimetria catastale, io ho fatto lo screen, la foto di quella planimetria con i miei appunti, la foto della realtà che quella parete non c'è, non faccio altro che condividerla con un tecnico. Caro tecnico, guarda che cosa ho visitato una casa e guarda di cosa me ne sono accorto. Lo so che non sono un tecnico, non sono neanche scemo. So vedere se manca una parete che non c'è. Ti mando le foto, quindi alleghi la foto della planimetria con i tuoi appuntini e la foto della parete che nella realtà non c'è. Tre domande al tecnico. Si può risolvere? Tu sei tecnico, non io. Si può risolvere? Se sì, quanto costa? E se mi dici quanto costa, mi sai anche dire quanto tempo impieghi per risolvere questa questione. Lui è tecnico, tu no. Tu te ne sei accorto e lo rendi edotto di ciò. Pavimenti, impianto elettrico, boiler, caldaia, citofono, finestre, porta d'ingresso, porte interne, tutte fotografie da condividere con l'elettricista. Caro elettricista, ho fatto visita a una casa, attualmente c'è questo impianto elettrico, ti mando le foto del quadro, delle prese e quant'altro. Caro signor idraulico, in casa dove sono stato oggi c'è questa caldaia, che ne pensi? Caro signore degli infissi, ho visitato una casa, ti mando il video nel dettaglio delle finestre, tu che ne pensi? Sostituire, da rifare completamente o sono buone? Tu non sei un tecnico, ma intanto le prime informazioni ce le hai senza dover tornare mille volte. Parlare con l'agente immobiliare senza fare quelle domande sceme che fanno in tutti, ma chiedere all'agente immobiliare che ti sta mostrando la casa. Prima domanda: questo incarico è un incarico vostro di agenzia o un incarico condiviso con altre agenzie, quindi tu non sai niente di questa casa? Seconda domanda: questo tu che mi stai mostrando la casa, sei proprio tu che hai il contatto diretto con la persona che vendi? Cioè, me la stai solo mostrando, è un incarico preso da un tuo collega che ha rapporto con la parte venditrice, o sei proprio tu che hai rapporto con la parte venditrice? Cioè, li conosci proprio tu personalmente?
Terza domanda, tutta la documentazione che dovrebbe essere a corredo, che noi dovremmo analizzare per questa casa, ce l'avete tutta completa in ufficio? La state reperendo o non avete niente in ufficio di questa casa? Già può bastare così. Per la prima visita già può bastare così. Gli elementi che dovete raccogliere li avete raccolti. Non potrete mai dimenticarvi nulla se avete raccolto informazioni con il vostro smartphone, il vostro telefonino. Non mi potete dimenticare la casa vista in quel giorno in camera da letto, che pavimento c'era. Basta riguardare le foto, non chiedere un'altra visita per capire che pavimento c'era. Com'era lo stato dei bagni? Non me lo ricordo. Ma sì, forse stavano messi bene, c'era qualcosa da fare. Quando si vedono tante case, personalmente ne guardo a volte 4 al mattino, 4 al pomeriggio, senza l'applicazione diventerei scemo. Non mi potrei mai ricordare tutti gli elementi di ogni casa a memoria. E invece si vedono persone che passeggiano. Non posso tornare a passeggiare ogni volta che mi viene in mente qualcosa, ho una necessità, rifare un'altra visita. Devo raccogliere tutte le informazioni in quel momento, iniziare a parlare con l'agente immobiliare di eventualmente approfondire il discorso in una fase più avanzata. Quindi ti chiedo, ma tutto il resto della documentazione, e quindi già sa, gli stai dicendo che io so che se voglio andare avanti devo analizzare ulteriori informazioni, non mi fermo qui e poi c'è la proposta. Prima della proposta devo fare queste considerazioni che sto facendo oggi, la documentazione, ti sto chiedendo chi ce l'ha, dove sta, se è completa, poi eventualmente parliamo di proposta d'acquisto, caro agente immobiliare. Poi parliamo di ambienti, ti devi rendere conto dell'ampiezza, della regolarità degli ambienti. Sai benissimo che una camera da letto deve essere quella singola, 9 metri quadrati, se te la indica ti dice quella è una camera, questa signori è una camera. Ora, no, non ce l'ho qua, il metro laser lo compri su Amazon, ci sono a 20 euro, non deve essere super tecnologico, una sfettucciata col metro laser per capire se quella che lui sta definendo, te la sta mostrando quale camera da letto è almeno 9 metri quadrati. Sappiamo che la camera matrimoniale deve aver messo almeno 14 metri quadrati. Boom, boom. Sulla planimetria c'è scritta un'altezza, per legge, per forza c'è scritta, altezza 2,70 m. Perfetto. Le case sono considerate case agibili, regolari, se l'altezza utile interna è almeno 2,70 m. Con il laser, boom. Tranne bagni, ingressi, corridoi e ripostiglie, può essere anche 2,40 m. Ma gli ambienti principali deve essere 2,70 m, laser, boom, confermare l'altezza. Se ti mostra un ripostiglio di 6 metri quadrati, 4 metri quadrati, dove la proprietà ci ha messo un letto e te la passa come camera da letto perché l'architetto è stato bravo a disegnare, a farci stare tutto dentro, se te la passa come camera da letto perché la proprietà precedente, che mo l'ha messa in vendita, ci ha messo un letto, non è camera da letto se è 6 metri quadrati, è un'altra cosa, non è una camera. Quindi se tu mi volevi vendere un trilocale, farmi pagare una casa come trilocale perché tu hai deciso che quella è la seconda camera, ma io vedo che è da 4 metri quadrati, 5 metri quadrati, non è una camera, è un'altra cosa. Chiamala come ti pare, studio, stanza, ripostiglio, come ti pare, non è una camera. Però hai raccolto il maggior numero di informazioni. Finita la visita, una mezz'oretta di informazioni raccolte, non prendi l'ascensore se hai fatto una visita al piano alto, quindi fai le scale, perché ti devi rendere conto di lo stato di manutenzione delle parti comuni, le scale, se all'interno del palazzo ci sono dei rumori particolari, se all'interno del palazzo ci sono delle attività professionali, l'assicurazione, il medico, il notaio, l'avvocato, sono le targhe affisse alle porte d'ingresso di questi uffici. Se c'è presenza di animali, non c'ho niente contro gli animali, ma se io passo e parlo ad alta voce con mia moglie o con il mio socio che faccio investimenti immobiliari e un cane abbaia, perfetto, devo solo sapere che al piano X c'è un cane che potrebbe abbaiare di notte, lo devo sapere. Se io ho un bambino piccolo di un anno, devo sapere se la persona sotto ha un qualcosa. Mi ricordo benissimo la situazione che noi compravamo per investimento il quarto piano di un palazzo, non abbiamo raccolte informazioni su tutto ciò che riguarda quel palazzo, abbiamo scoperto dopo aver acquistato che al piano sopra, al quinto, una signora che di sabato mattina dava lezioni di pianoforte alle 9 del mattino. Dovevamo saperlo.
Si fanno quindi le scale, si continua a girare in video, si scattano delle foto fino ad arrivare all'androne, salutare l'agente immobiliare e se vi è piaciuta, se ti è piaciuta quella casa, allora si prende appuntamento per andare in agenzia a vedere quei documenti che ti ha detto sì, ce l'ho, sono in agenzia. Ora, alcuni dicono te li mando, molti per fortuna dicono sì, te li mando, non è un problema. Oppure altri ti dicono non ci conosciamo, forse tu stai blaterando, non per privacy, ma per questione di rapporto, di fiducia, stima reciproca, passi in agenzia, te li guardi, magari te li fotocopio. Quindi passi in agenzia. Se sai che quella persona è la persona che ha rapporto con la proprietà, sa molto di quella proprietà e quindi è con lui che dovrai fare negoziazione perché sarà lui a rapportare le tue intenzioni, le tue paturnie, le tue richieste alla parte venditrice, le tue intenzioni alla parte venditrice. Se invece è un altro, il suo collega, ti consiglio di prendere appuntamento con il collega, quello che ha rapporto con la proprietà, per il giorno dell'appuntamento. Quindi torni a casa, o meglio, se le visite vanno avanti, ti fermi, ti prendi un quarto d'ora, se non hai l'applicazione Report, devi cominciare a scrivere le impressioni. Mary, grazie per aver acquistato il libro. Devi cominciare a scrivere degli appunti. Non puoi permetterti di visitare quattro case e poi stasera facciamo il resoconto. Ti dimentichi tutto. Block Notes, Agenda, Moleskine, applicazione Report, quello che ti pare. Inizia a scrivere note in e note out, cose che mi sono piaciute e cose che non mi sono piaciute, domande che ho fatto e risposte che ho ottenuto, fotografie fatte e quant'altro. Dopo, alla fine della giornata, visitate quattro case, perché magari le persone dedicano una giornata per visitare case. Ho tutti gli elementi utili per capire quale andiamo avanti, quale scartiamo e perché, quale approfondiamo il discorso, con quale continuiamo un rapporto di richieste, informazioni e quant'altro, perché ho tutti gli elementi e non me li posso dimenticare. Questo è quanto. Adesso so che perfettamente che ci saranno 6.000 commenti, andiamo indietro e cerchiamo di capire. Allora, cosa ne pensi dell'autonomia delle regioni? Stronzata. Allora, cosa ne pensi per l'acquisto di un appartamento anni 60-70? Sono troppo vecchio? Ma tu cosa pensi dell'acquisto di un appartamento di anni 60-70? Sono troppo vecchie? No, perché sono troppo vecchie? Saluta per favore Annina e Chiarina. Saluti ad Annina e Chiarina. Sto comprando una casa con il riscatto, però mi hanno chiesto 25.000 euro di anticipo. È un vero e proprio compromesso. L'acquisto con riscatto, o rent to buy, fa più figo. Non è un acquisto che ha una tutta un'altra natura. Giuridicamente è visto come un preliminare di compravendita, con l'unica cosa che cambia sono le modalità di pagamento, che tu paghi un po' per volta, e quel po' per volta è anche splittato con fondo perduto e capitale che ti ritrovi versato fino alla fine, e i tempi. Non è un preliminare che porta e prevede e ci si obbliga ad andare all'atto entro n giorni, n settimane, ma è un qualcosa che si parla di anni, quindi è un preliminare a anni. Ti hanno chiesto 25.000 euro? Non mi sembra un'assurdità. Ah, visto che la casa costa 58.000 euro, è giusto l'anticipo? Beh, 50% mi sembra un po' tanto. Però se tu hai tutti gli elementi utili per decidere e se tu puoi sostenere questa spesa, ti ritroverai, questa spesa, questo anticipo, ti ritroverai a pagare una sciocchezza in, tra virgolette, chiamiamole così, rate o canoni, chiamali come vuoi. Allora, grazie per aver condiviso, ringrazio tutti quelli che l'hanno condivisa. E tu mi sei scappata, hai comprato il libro ma la notifica ha fatto boom boom e se n'è andata subito. Sei bellissimo, grazie Sole. Difficilmente le agenzie hanno tutta la documentazione prima di pubblicare l'annuncio, nel frattempo qualcun altro ha fatto la proposta e ciao ciao casa. Non è così, Carla. Meglio le fregature, Carla. Bravo Wolf. Cosa vuol dire mansarda agibile ma non abitabile? Allora, mansarda agibile significa che è un bel sottotetto di una casa destinato a magazzino, deposito, soffitta per rimetterci gli sci, le valigie. È agibile, cioè ci può salire, c'è una scala sicuramente che ti porta su, ci puoi stare tu che metti a posto le cose e ci posso stare come carichi permanenti, si chiamano così, le valigie, i libri, gli sci e quant'altro. Non è abitabile perché non ci si può abitare, quindi se lì sopra ci trovi dei letti, un bagno, una cabina armadio, chiedi informazioni maggiori in merito alla destinazione d'uso di quella roba lì, perché forse grida vendetta.
questa cosa del catastale è un problema soprattutto nelle ville, nelle villette a schiera. È un problema comune dove la risposta è sempre la stessa. Qui le case sono tutte così. Ho venduto di queste case per anni. Ne ho vendute 100 di queste case. Sono d'accordo con te, sono contento per te che hai venduto, sono d'accordo che tutte le case sono così. Resta solo un piccolo dettaglio. Non me la puoi vendere come residenziale. Me la compro, accetto il rischio. Magari accetto anche il fatto che dobbiamo prendere per il culo il perito con il cartongesso, perché a volte il meccanismo è questo. Bisogna far nascondere questa situazione al perito della banca, altrimenti non accetta il mutuo, quindi bisogna camuffare, fare gli impicci, cose che odio, però accetto pure questo. Ma patti chiari, amicizia lunga. Mi stai dando 50 metri quadrati di casa al piano sotto e 40-30 metri quadrati di non residenziale al piano sopra. Te lo pago per quello che è. C'è un episodio podcast che ho raccontato la storia di un ragazzo che si è accorto in ascensore, peraltro, con il suo vicino di casa, che gli ha detto: ma anche tu hai comprato casa, io sono il tuo vicino di rimpettaio, ma tu lo sapevi che abbiamo comprato casa, ce l'hanno venduta come residenziale, ma il nostro piano sopra manzardato non è residenziale? L'ha scoperto in ascensore, non ha controllato nulla, l'ha pagato come residenziale, 3.000 euro al metro. Ma non ho comprato 80 metri di residenziale a 3.000 euro al metro, ho comprato 50 metri di residenziale a 3.000 euro al metro, te li do, ma ti pago 1.000 euro al metro quello che sta sopra, non è residenziale. Palmite catastale, se la gente mi dice che solitamente alla prima visita non è necessaria, Giorgia, per quale motivo deve decidere lui la necessità di avere o meno e in quale momento la palmite catastale? È una risposta che può dare, un'informazione, un'indicazione che può dare a chi non sa come si acquista una casa o chi non ha mai ascoltato qualcuno che gli sta dicendo come si fa. Se ti dico che io ho la necessità, perché per me la prassi è questa, per non perdere tempo né io né tu, e siccome non è un impegno economico e fisico per ottenerla, io ho deciso che è necessaria affinché io possa fare una visita profittevole, duratura nei minuti, che non sto lì a dirti stronzate, e perché si fa la visita, si deve fare. Ho deciso che nel mio caso è necessaria. Ecco perché continuo a dire che vi dovete presentare o con una mail o con una telefonata, preferisco la mail, e con un successivo appuntamento conoscitivo con il titolare di quell'agenzia, perché in quell'occasione gli dirai: guarda dottore, tutto ciò che, oltre a tutte le cose che gli dirai, ve lo inviate via mail a tutti compro casa, cosa dire durante l'appuntamento conoscitivo con l'agente immobiliare. Non abbiamo avuto ancora rapporto, non ho visitato alcuna casa con voi, ma questa è la procedura che intendo seguire per valutare case da acquistare. Ok, è lì che lo informi: visiterò case soltanto con planimetria. Quindi non sarà una sorpresa il momento in cui prendi appuntamento di visita e gli chiedi la planimetria. Gliel'hai già detto nell'appuntamento conoscitivo. Qualche informazione sugli affrancamento. L'affrancamento, affrancazione, è una casa che ha un diritto, un uso civico, un diritto reale di godimento di qualche ente su quella casa, e quindi per acquistarla, per essere finanziato, soprattutto per acquistarla ed essere l'unico proprietario legittimo al 1000 per 1000, è togliere quell'usufrutto, quel diritto reale di godimento, quel vincolo di qualche ente che ha diritti reali di godimento su quella casa. Quindi fare un atto e pagare, se è il caso di pagare, se viene richiesto un riscatto, un pagamento, per togliere quella gente lì, quell'ente lì dalla proprietà di quella casa. Il mio amico è in ballo per una vendita con il problema di una casa con soffitta non abitabile. Vende o acquista, non so che sta facendo, sta vendendo. Vende una casa dove la casa è composta da piano sotto, inferiore, abitazione, piano sopra non è abitazione. Ok, dato anche il mio amico, ma ha detto che gli fanno sanatoria, quindi ci fermiamo qui, dopodiché ci rivediamo con la sanatoria fatta e parliamo. Quanto tempo occorre se non fosse sanabile? Quanto tempo occorre? L'infinità. Cioè, non è sanabile.
Se la gente è seria dovrebbe avere documentazione prima di pubblicare l'annuncio. Vero Carla, brava. E ce ne sono, ragazzi, io parlo molto spesso per aprirvi le orecchie e gli occhi in merito ai venditori di case che non si comportano così. Ma vi garantisco che, per fortuna, io incontro e conosco moltissimi agenti immobiliari in giro per l'Italia, mi ci portate voi in affiancamento a conoscerli, e quindi conosco personalmente, ho avuto modo di conoscere e di rapportarmi con agenti immobiliari che tu entri in agenzia e hanno fascicoli così pieni di documentazione, come per esempio ci sono quelli che non hanno niente. Io parlo di quelli per farvi aprire gli occhi, le orecchie, la mente sui rapporti con queste persone, perché non potete permettervi di sbagliare nel momento in cui vi accorgete, ed ecco la figata, vi dovete accorgere in qualche modo, in maniera autonoma, di stare a parlare, di stare seduti alla scrivania con quella tipologia di professionista, tra virgolette, un venditore di case. Quali altri documenti è necessario reperire oltre a permesso catastale urbanisticamente? Bacon strips, non lo so come ti chiami. Allora, domanda che mi arriva su Instagram, penso 10 volte al giorno, perché non rispondo? Non perché voglio fare il figo, perché esiste e ci sono, guardalo tu stesso, su YouTube, se ti metti a cercare, esistono una marea di video di professionisti, guru, tecnici, che spiegano, elencano, ecco gli unici 27, l'unica lista al mondo dei 27 documenti da chiedere, dei 50 documenti da ottenere prima dell'acquisto di una casa. Non ce n'è uno, te lo posso garantire, che spiega per quale motivo devi chiedere quei documenti, per quale motivo, e peraltro non c'è nessuno che spiega dove mettere il naso in quei documenti. Se io ti dico quali sono i documenti, è per questo che non te lo dico, dovrai avere l'opportunità di dirti cosa fartene di quei documenti. Non puoi chiedere l'atto di provenienza, cioè il titolo di proprietà della parte venditrice, l'atto con il quale ha comprato quella casa adesso messa in vendita, e tu lo ritieni soltanto una cosa da fare. Mi ha detto quel pelato con la barba di chiedere l'atto di provenienza? Me l'hai dato? A posto così. Flag ottenuto. No! Ti devo dire anche come mettere il naso in quel documento, peraltro la difficoltà del libro qual è stata dirti come mettere il naso in quel documento, pur tu non essendo un tecnico, perché c'è modo di leggere un atto, c'è modo di leggere una planimetria, c'è modo di guardare un progetto, c'è modo di leggere un verbale di assemblea, pur non essendo dei tecnici. Fa saltare quella campanella, dopodiché quella campanella, quella cosa non ti convince, secondo te è una killer. Definisco killer le problematiche buone, quelle che poi posso sfruttare in negoziazione a ribasso. Forse una presunta killer è quello che entra in quello momento in cui entra in gioco il tecnico. Me lo deve confermare, io non sono un tecnico, l'ho letto, ho messo il naso dove andava messo il naso, mi combacia il fatto che qualcosa forse non va, oppure tutto a posto, sembra buono, allora chiamo il tecnico. Caro tecnico, mi confermi che è una killer, che è un problema? Si può risolvere? Quanto costa? Sempre solite domande. Grazie a te che sei cinese o giapponese che hai seguito il creator. Solitamente si trova sempre qualcosa su cui negoziare. Paolo, ti dico di sì, secondo me sì. Non ho una percentuale da darti come fanno i fenomeni dei numeri. Io non sono un fenomeno dei numeri. Ti posso garantire che nella maggior parte dei casi c'è qualcosa sulla quale negoziare, qualche problema, seppur scemo, ma questa possibilità di incontrare problematiche è direttamente proporzionale alle informazioni che vai a rimaneggiare, chiedere e controllare. Cioè, ovviamente, se tu chiedi una informazione, le probabilità di trovare qualcosa su cui negoziare scendono. Se tu cominci a mettere il naso ovunque, se tu cominci a leggere tutti i documenti con altri occhi, c'è sempre qualcosina che non va, va sistemata, la vorresti messa meglio. Tu somma tutte queste cosine nell'elenco delle killer, dagli un costo di risoluzione, dagli un peso, ovvero la quantità di denaro che vuoi far pesare in negoziazione, fai una somma delle spese, fai una somma delle killer, ecco, ne trovi 10 sceme, hai l'argomento almeno da sederti con l'agente immobiliare e parlare con l'agente immobiliare di negoziazione. Soprattutto hai l'opportunità di metterti seduto davanti all'agente immobiliare a fare negoziazione davanti a un professionista che si aspetta che tu gli fai una proposta d'acquisto o intendi fare una proposta d'acquisto a ribasso senza motivo, oppure dicendo sì, ma tanto non li vale o non li ho o non
Voglio provare a vedere come reagisce la parte venditrice con questa offerta a ribasso. Se invece tu argomenti, ho fatto la visita, ho fatto le mie analisi, ho analizzato questa documentazione, sono uscite queste problematiche, intendo farmene carico io nel periodo che va dalla proposta d'acquisto al preliminare o prima della venuta del perito, devono essere sistemate, me ne occupo io, non ti dico quanto spendo, spenderò delle somme per... A tal proposito... Ho ragionato, ho visto il mercato, ho analizzato i valori di mercato, faccio anche qualche esempio se ne ho di case simili vendute in zona in tempo recente, non 32 anni fa, quindi sto dando dimostrazione di essere preparato su quella casa, allora alla fine gli dici quanto intendi offrire. Ma sono gli elementi che danno forza alla tua negoziazione e ad a maggior ragione sono elementi utili per far sì che l'agente immobiliare accetti di parlare con te e accetti di andare a sedersi con la proprietà di quella casa, perché tu gli hai dato, gli hai offerto degli argomenti sui quali parlare, discutere, argomentare con la parte venditrice. Non puoi andare a dire, dai ti prego fammela scrivere a 50.000 euro in meno, 40.000 euro in meno, vediamo come va. Come ci va lui? Cosa gli dico alla signora Maria? Io ho preso l'incarico, l'ho valutata a 200, adesso come faccio sta figura di merda al cospetto della signora Maria a portare una proposta a 150? Mi manda a fare in culo. Ma sai, io sono investitore immobiliare e ci devo pur guadagnare. Come glielo dico alla signora Maria? Signora Maria, guarda, questa offerta è più bassa rispetto al valore presunto oppure a quanto si aspetta, perché Luigi è investitore, quindi come dire, ti trovi 20.000 euro in meno, 30.000 euro in meno, perché quello è il suo guadagno. Aspettiamo che c'è qualcuno che non fa l'investitore, quindi questi 30.000 euro ce li rimette sopra. Non c'è motivo di andare a negoziare la tua proposta al cospetto della signora Maria. Perché ci va? Se invece tu sei in grado di dare argomentazioni scritte, una, due, tre, tant'è vero che le killer nella nostra proposta d'acquisto, se ce l'hai, non lo so, se l'hai presa, il file Word all'articolo 9 mi sembra, sono elencate. Tutte le killer, come intendo trattarle, chi si occupa di cosa e quando e entro quando si occupa di quella cosa. Tu le elenchi tutte, sono quelle le argomentazioni utili, necessarie direi, all'agente immobiliare, dirti, sai che c'è, proviamo, mi vado a sedere davanti al cospetto della proprietà di questa casa con queste argomentazioni, vediamo che dice, e là si inizia. Come si può segnalare in maniera adeguata un'operazione immobiliare di un investitore? Che bella domanda, Paolo. Bella domanda. Allora, fare il segnalatore immobiliare è un mestiere. Non è una qualcosa, un diversivo che si fa per arrotondare lo stipendio annuale. Fare il segnalatore, per fare il segnalatore di operazioni immobiliari, oltre al fatto che si guadagna, te lo posso garantire, c'è un ragazzo che seguo a Napoli a 21 anni. E ha iniziato a fare le sue prime operazioni adesso, dopo aver fatto un paio d'anni, no, forse meno, da 22 anni da segnalatore di operazioni immobiliari. È stato bravo a guadagnare, mettere da parte, accumulare. Non si è fatto l'orologio, non si è fatto l'Audi A3, non è andato in discoteca con gli amici a sbocciare a poveri con le bottiglie di vodka. No, si è tenuto tutto. Adesso sta iniziando a fare le prime operazioni da solo, con i suoi soldi. Però, come ha fatto lui? Come deve fare un buon segnalatore di operazioni immobiliari, o meglio, come non deve fare? Non deve andare al cospetto dell'investitore immobiliare o di capitali, se gli stai chiedendo soldi per farla, semplicemente dicendo che questa operazione che hai trovato è valida, semplicemente portando uno specchietto che tutti chiamano conto economico del si vende così, si ristruttura così e si guadagna così. Non è così che si va a dimostrare a un investitore di capitali o un investitore immobiliare al quale vendere la segnalazione l'operazione immobiliare. Tutti vanno così. Se tu invece sei bravo, hai studiato il mercato, hai capito come si analizzano le case, soprattutto hai capito quali sono le informazioni che riguardano una casa e te le sei analizzate tutte, e ti è emerso anche a te tutta una serie di problematiche risolvibili sulle quali puoi impostare la tua negoziazione, sicuramente hai impostato la negoziazione in funzione di quelle motivazioni. Hai analizzato il mercato, sai perfettamente portare degli esempi di storia di mercato recente su case simili a quella, con dati veri alla mano, con esempi pratici, via Roma 26 venduta 2 mesi fa, sai le tendenze di mercato, e qui mi fermo, poi spiegheremo bene
perché sull'applicazione ci sono le tendenze di mercato, a cosa servono, cioè persone che desidererebbero acquistare quella tipologia di case ma si vedono rifiutare sempre le offerte. Se tu hai contezza, e poi te lo sto spiegando, vedi, non ce la faccio, se tu hai contezza di proposte rifiutate da parte delle persone che vorrebbero acquistare quella tipologia di case ma tutti gliele rifiutano, rifiuto, no, cosa fa un investitore immobiliare professionista? Punta ad acquistare quel prodotto per metterlo sul mercato a quella cifra lì, perché ha quasi la certezza che 10, 15, 7 persone sono disposte ad acquistarlo perché l'hai viste le proposte rifiutate. Portando questi esempi pratici e portando tutta l'analisi che hai fatto sia del mercato che della casa, allora hai dimostrato, non hai detto, hai dimostrato, a differenza degli altri, di chi si presenta col conto economico, con le speranze, se vendiamo così, guadagniamo così, basta che stiamo al 25%. No, andare da un investitore di immobiliare è dimostrare quello che hai analizzato. Soprattutto un elemento fondamentale che nessuno è in grado di dare, o perché non lo sanno, perché non gliel'hanno insegnato al corso, perché il guru ancora non ne ha parlato, sono i tempi. Per un investitore immobiliare o di capitali, la cosa fondamentale, più fondamentale dei soldi, sono i tempi. Perché se ti dico che ti faccio guadagnare da questa operazione 40.000 euro, potrebbe sembrare un'ottima operazione, cazzo, ma in 8 mesi. Se ti dico che ti faccio fare questa operazione a 13.000 euro, il guru ride, ma in 25 giorni vuol dire che tu sei in grado di fare un'operazione al mese da 10.000 euro. Vuol dire che tu fai l'operazione da 40.000 in 80 in 8 mesi, sei contento. Ma se ti dico che te ne faccio fare 4 in 8 mesi, una ogni 2 mesi, da 13.000 euro, io ho fatto più di 50.000 euro, sono più bravo. Però se fai l'operazione da 13, non vai sul portale del guru con la testimonianza, non sali sul palco a prendere l'applauso che hai fatto l'operazione da 13. Devi saper dimostrare di essere un killer, riesco a farne una ogni 2 mesi da 13, 15, 18... Abbiamo fatto operazioni da 22 giorni a 15, 17, 16, 22 giorni, va benissimo. Il guru non ti fa l'applauso, io te lo faccio. Così fa ragazzetto di Napoli. Se compro casa con mia moglie e poi ci separiamo, modo di... Parla con l'avvocato, sì, io non faccio questo di mestiere, non puoi chiedere a me informazioni o opinioni, nonostante io fossi stato separato, divorziato, però... Sono informazioni che non devi chiedere al primo che passa, sono informazioni importanti che devi avere, quindi devi chiedere questo tipo di informazioni e tutela a qualcuno che fa quello di mestiere, non al primo che capita online. Visto che stai parlando di case, mo ti faccio una domanda. Devi capire da chi e soprattutto qual è il problema, chi ha la soluzione a quel problema, pagare quel professionista, che può essere un avvocato, un matrimonialista, un immobiliarista, quello che ti pare a te, pagare le informazioni di cui hai bisogno. Io ti potrei dare un'opinione, se mi conosci un po' sai benissimo che io odio gli opinionisti, quelli che parlano di come avrebbero fatto giocare la squadra a fine partita. Sto cazzo, vacci tu a fare l'allenatore. No, a fine partita seduto lì sotto i riflettori sei bravo a parlare. Quindi gli opinionisti lasciamoli a parlare del dopo partita. I professionisti che hanno le informazioni specifiche su quel problema vanno pagati. Comprare casa all'asta, come ci si comporta? Analizzando tutte le informazioni su quella casa che stai comprando all'asta e analizzando il mercato reale del mercato delle case simile a quella che è all'asta. Perché non è detto che le case all'asta vengono messe all'asta al 50% a prescindere del valore. Quindi c'è qualcuno che dice se compri all'asta compri a un terzo del valore. Una casa che la compri a 100 ne vale 300. E c'è gente che si butta per poi scoprire che non è così. Analizzi il mercato. Analizzi la casa. La differenza col mercato da marciapiede, come la definisco io, è il fatto che sulle case vendute sul mercato da marciapiede le informazioni te le dà l'agente immobiliare, te dovrebbe dare l'agente immobiliare, ma sei tu che devi chiederle all'agente immobiliare. Quindi sapere quali sono le informazioni da chiedere e quali sono le informazioni che ti stanno dando e come analizzarle. La differenza con le aste è che quelle informazioni sono scritte nella perizia, quindi devi saper leggere una perizia, devi saper analizzare se quella perizia contiene tutte le informazioni di cui hai bisogno. Ecco che torni al fatto che devi saper analizzare le case. Nel momento in cui ti accorgi che sono tutte, ti fai le tue idee e le tue considerazioni, analizzato il mercato. Se non ci sono tutte, c'è un custode al quale dirai: senta, nella perizia manca questo tipo di informazioni, come posso fare?
Questo è quello che farei io. Adesso abbiamo fatto le 12:27. Avessi ringraziato una persona che si è preso il libro, perché le notifiche, mentre parlavo me ne accorgevo, le notifiche sono veloci. A volte rimangono impresse e quindi riesco a leggere il nome. Però io posso fare una cosa. Mi piace ringraziare tutti quanti quelli che compro. Stefano, l'hai comprato due volte? No, due Stefano diversi. Rossana, Alessia, Luca, basta. No, questo è di ieri. Quindi queste persone le ringrazio, gli do il benvenuto tra i compro casa. Io vorrei prendere il libro, ma c'è su Amazon. L'ho tolto da Amazon per ovvi motivi, Carla. Costa lo stesso sul mio sito, lo trovi sul link in descrizione. Se sei su YouTube, qui sotto nella descrizione del mio profilo, di questo video, c'è un link dove è il mio sito, è in vendita allo stesso prezzo che era su Amazon e non ci sono spese di spedizione. A differenza di Amazon, Amazon te lo consegna in un giorno, io in due lavorativi. Però l'ho tolto da Amazon. È stata una delle migliori scelte che ho fatto in questi anni. L'avevo comprato l'altro giorno, sono il papa di Instagram. Ah, ciao, sì, l'hai comprato, sei riuscito, no? Non riuscivi a pagare. O meglio, no, non ti eri accorto che si può, siccome è con PayPal, ma non devi avere un account PayPal a tutti i costi. Sotto c'è scritto, su quel paga con PayPal, non hai PayPal, sotto c'è scritto paga come utente non registrato. Volendo, se applico quello che c'è nel libro, potrei segnalare a un investitore? Ovvio, Paolo. Ti dico di sì con certezza, perché sul libro c'è cos'è una casa, come la si cerca, come ci si rapporta con gli agenti immobiliari e quali sono le analisi da fare prima di fare una negoziazione. Ok? Meglio ancora se con l'applicazione Report, perché hai tutto in mente, o meglio, non tieni tutto a mente, ma tieni sull'applicazione, dopodiché riesci a mettere nero su bianco tutte le informazioni. L'applicazione si ferma fino alla proposta d'acquisto, che è peraltro l'obiettivo di un segnalatore di operazioni immobiliari, non deve andare avanti. Una volta che ha chiuso la negoziazione con l'agente immobiliare, allora può andare a vendere quello che è l'accordo fatto. Ma per forza con proposta accettata o con... Ma per forza con proposta accettata o anche con tutte le kill? Dipende dalla situazione, dipende dalle tue disponibilità economiche. Se sei in grado di fermarla dando una caparra o acconto, avendo in tasca una proposta accettata, se sei convinto che è un affare da non lasciarsi scappare perché forse domani viene qualcun altro alla luce di quanto è emerso, perché... Dando tante informazioni sulle killer emerse, capita spesso che le killer sono non note. Noterai sull'applicazione che c'è un flag da mettere. Killer nota, cioè l'agente immobiliare sapeva di quel problema. Killer non nota, sei tu il primo ad informare l'agente immobiliare del problema emerso. Lui non se n'era accorto, e neanche la proprietà, quindi. Alla luce di quanto detto nella tua negoziazione con tutte le killer, hai dato il là ad un agente immobiliare di pensare di contattare qualcun altro con il quale lavora da anni, con il quale è abituato a fare affari, nel momento in cui tu tardi alla venuta in agenzia immobiliare con una proposta d'acquisto, perché tu te la stai vendendo la casa, o meglio la proposta, o meglio l'affare, e quindi stai reperendo sul mercato qualcuno che ti dà dei soldi per vendere l'operazione. Ma l'agente immobiliare, alla luce di quanto gli hai detto, vede la possibilità di negoziazione a ribasso, non sta aspettando certo te, conosce tizio, lo chiama, l'operazione è andata. Quindi dipende dalla disponibilità, dipende dalla situazione, ti conviene fermarla con una proposta d'acquisto. Se invece ti tieni le informazioni, ti tieni le killer, non parli con l'agente immobiliare, gli dici non sparisci, non si sparisce con gli agenti immobiliari, altrimenti sei finito in zona, hai quella nomina lì, uno che sparisce, un turista. Ma spieghi all'agente immobiliare che vi rivedrete fra 15 giorni, allora quel periodo di tempo tu non gli hai detto le killer, le sai tu, allora inizia a vendertela e chiedi all'investitore se vuoi vado a negoziarla. Fissiamo gli obiettivi, io ho gli elementi utili, io so il mercato, so come negoziarla, te la compri? Sì, me la compro, allora vado. Torna con questo risultato e me la compro. Quanto mi dai? E quant'altro. Cosa ne pensa? Ci diamo del tu, Baco. Di acquistare un appartamento con bonus 110 bloccato, sono da evitare completamente? Sono da analizzare bene le situazioni, perché ci sono delle truffe, ci sono chi ha avuto modo di sfruttare il 110, non è che ha preso il 110 e se ne fotte per sempre. Anzi,
se ci sono delle regolarità, i proprietari delle case ne rispondono personalmente con le case. Quindi, se è bloccato, perché? Ciao maestro, come va? Bene. Ah, ciao Bezzati, come stai? Invece qualche consiglio su come trovare investitori? Li trovi ovunque, guarda, trovi una marea di investitori immobiliari ai quali non gli va, non gli piace, hanno rinunciato a procacciare investimenti. Io conosco svariate persone che mi dicono, guarda, ti do i soldi io, cerca le tue operazioni, perché io sono stanco, io non lo voglio fare più, l'ho delegato ma nessuno mi porta operazioni valide, perché gli hanno detto che magari fare l'imprenditore, fa essere ricco, significa anche delegare, occuparsi più di un cazzo. Quindi. E poi sono molti investitori di capitali o definiti immobiliari, perché dicono che i loro soldi li investono in immobili, quindi si definiscono investitori immobiliari. Io li definisco investitori di capitali, perché non sanno come si procaccia un immobile, o meglio, non sanno far diventare un semplice annuncio, quello che per molti è semplice annuncio, in un'opportunità di investimento, non lo sanno fare. E quindi aspettano che qualcuno gliene sottoponga uno, e molti la speranza la ripongono solo negli agenti immobiliari che li chiamano: ciao Luigi, c'è un'opportunità per te. Poi il resto non lo vedono. Quindi iniziare a produrre dei contenuti, iniziare ad inviare delle mail con una richiesta d'appuntamento, non la mail: ciao, sono un procacciatore d'affari, vuoi fare affari con me? Presentarsi alle persone, trovate sui social chi dice sui social di essere investitore immobiliare, è anche uno che investe, quindi lo becchi, ci chiede appuntamento con il guru dei social che parla di investimenti perché fa operazioni immobiliari, glielo dici: ciao, che ne pensi se ti sottopongo qualche operazione anch'io, te la dimostro però, a differenza degli altri? Allora quello diventa un rapporto, gli devi però dimostrare di essere valido, non gli puoi dire di essere valido: ciao, sono bravo a procacciare affari, sono contento per te, dimostrami che cosa sai fare. Non ti dirà mai un investitore, seppur di capitali, semplicemente: no, di te non me ne frega niente. Ti dirà: fammi vedere cosa sai fare, portami delle operazioni. Non si va da questa persona a dire: guarda, ho trovato un'operazione, secondo me se la rivendi a 200, ci spendi 30, l'offerta che possiamo fare è 80, ti guadagni 80.000 euro. Tutto sulla carta è fantastico, poi andiamo lì. Tempi, modi, certezze, mercato, analisi, di che cosa parliamo, nessuno lo dice. Io quando mi chiamo, mi dicono: guarda, siamo un gruppo di persone, abbiamo messo su dei soldi, vorremmo fare operazioni. Non è che mi prendo i soldi, a parte non prendo soldi perché in un attimo si finisce alle Iene o a Striscia Notizia. Io non prendo soldi, io ho accordi economici diversi dagli altri. Però prima di dire sì, ok, facciamo l'operazione con i soldi che avete messo insieme tutti quanti voi, ci si incontra e si dimostra a queste persone per cosa ho trovato. Per quale motivo è valida? In quanto tempo la diventa valida? Meno tempo più guadagno. Non meno tempo più è alto il rendimento, no? Quindi meno tempo ci mettiamo e più è figa. Ecco, mettiamola così. La volete fare? Sì, la vogliamo fare. Te ne occupi tu? Sì, me ne occupo io. Ma dimostro. Arrivare al punto in cui ti chiamano le persone che ti dicono: voglio investire i soldi ereditati di mia nonna in appartamento, voglio devi dimostrare di conoscere quel mercato. Non si dice: sì, ok, te la cerco io, dove la vuoi? La tua volta a Modena, ok, Modena dove? In quella zona lì, perfetto, la facciamo. No, devo iniziare a studiare il mercato di Modena, devo iniziare a capire in quanto tempo vengono vendute le case dal giorno in cui viene messo l'annuncio, a quanto vengono vendute, in quanto tempo, chi le compra, chi non le compra, chi le vuole, chi non le vuole, quante persone sono disposte che cercano case del genere. Decidiamo allora il prodotto da mettere sul mercato, allora sì, cerchiamola. Comunque, zona Veneto, se c'è qualcuno interessato può investire insieme a me. Ecco, c'è Bezzati che è in Veneto, se vuole investire con lui, e non so che intende lui per investire con me, io non garantisco nulla perché non lo conosco, l'ha scritto e l'ho letto ad alta voce, mettetevi d'accordo, incontratevi, parlatevi, fate, cappesatevi, competenze, professionalità, serietà, legalità, ci sono tanti aspetti da valutare prima. Mio padre diceva: tu puoi fare affari con le persone dopo aver mangiato insieme a quelle persone 6 kg di sale. Aveva ragione.
Mio padre diceva: non puoi fare società con un milionario perché sono cazzi tuoi. E aveva ragione. Ho fatto società con milionari, io e il milionario mi ha fottuto. Perché non ero milionario. Comunque, ragazzi, 12:37. Continuate a comprare il libro, sono contento. Qui le notifiche sono sparite. La proposta d'acquisto, mi sta chiedendo Luca. La proposta d'acquisto, se non hai ricevuto... No, scusami, Luca è scritto là, non qua. Scusa. Ho ricevuto una mail di tale Luca che mi chiede la proposta d'acquisto dove si prende. La proposta d'acquisto, fino a quando la terrò ancora? Perché sto pensando di toglierla dalla circolazione proprio perché i guru hanno avuto modo di avere il mio file Word della mia proposta d'acquisto negli anni messa a punto. E siccome ho inserito in rosso le spiegazioni, qualche guru ci fa dei contenuti a pagamento per i propri adepti. Sto pensando forse di toglierla dalla circolazione e darla soltanto a persone che conosco personalmente. Vediamo. Per averla, i Compro Casa inseriti nelle mie liste hanno ricevuto una mail, parecchie mail dove parlo di come, perché fare determinate azioni. E hanno la possibilità di cliccare su un link dove mi parte una mail, perché non la faccio acquistare d'amblè così da tutti? Perché io voglio la mail della persona che l'acquista e cercare di capire se ti conosco, chi sei, nome, cognome, quant'altro. Bene, ti arriva la mail, mi arriva la mail dove me la chiedi e allora magari ci mettiamo d'accordo e te la do. Come per esempio state per ricevere domani forse la novità dell'affiancamento VIP. Pochi sanno che l'affiancamento VIP io l'ho sempre riservato a delle persone particolari, di un certo tipo, persone riconoscibili, persone che non hanno tempo. Persone riconoscibili sono gli attori, calciatori, cantanti, personaggi famosi che difficile vanno in agenzia a negoziare, perché li vedono, c'è sto cazzo negozio, tu ce l'hai, ok? Persone che nel tempo mi hanno incaricato, sin dalla ricerca fino ad arrivare all'acquisto, di fare tutto. E l'ho sempre riservato a questo tipo di personaggi l'affiancamento VIP. Uno o due persone me l'hanno chiesto per motivi di tempo, non abbiamo tempo per motivi di lavoro di cercarci la casa, di negoziare la casa, di analizzare la casa, di comprare la casa. Quindi pensa a tutto tu. Quindi apro ufficialmente dal mese di febbraio, perché devo fare i conti anche con i tempi, perché non è che si prende un incarico del genere e ce se ne fotte, si lavora tanto, perché non devi fare figure di merda, non puoi sbagliare. Devi essere concentrato. Con la marea di affiancamenti che faccio è difficile. Però da febbraio voglio provare ad aprire gli affiancamento VIP, quindi completo, dalla ricerca all'acquisto, per tutti quanti. Allora, zona Veneto c'è qualcuno, quindi anche soggetti famosi che affidano a te, calciatori, cantanti, eccetera. Sta capitando che qualcuno, non posso fare nomi perché la prima cosa che fanno i loro avvocati è farti firmare un patto di riservatezza. E quindi non posso neanche memorizzare il loro numero sul cellulare con il loro nome vero, quindi devi chiamarli con un codice, tipo il calciatore che ti dice: tu metti il mio numero di maglia. Ma che cazzo, non so qual è il tuo numero di maglia. Comunque, ci vediamo giovedì, un bacio da Leonore e Fabio. Uè, mamma mia, voi che storia, ragazzi. Bella, una storia d'acquisto affascinante. Però ragazzi, voi avete messo sul tavolo l'acquisto di una casa che una persona qualunque dice: sai che c'è sta villa, me la compro. Porca troia, ragazzi. Bello, per carità. Poi gli agenti immobiliari ci siamo divertiti molto in affiancamento. Non ricordo ancora il nome dell'agente immobiliare. È l'unico agente immobiliare nella mia mente che non riesce ad imprimere il proprio nome. Senza te eravamo persi. No, però dovete stare molto attenti. Soprattutto nei rapporti con geometri, comune, avvocati, notai, agenti immobiliari, cioè sono troppi attori che ognuno ci deve mettere del suo. Coordinare queste situazioni per poi andare ad acquistare questa villa e prima di parlarne analizzare tutte le carte che ognuno ti deve dare, metterle insieme, analizzarle e farci un quadro completo. Stamattina te l'ho detto, stiamo parlando io e te come stessimo al telefono, te l'ho detto, stamattina ho parlato con il notaio. E il notaio ha detto: cazzo si fa, ma Eleonora sei veramente innamorata di sta casa? Dico: no, Eleonora è più che altro Fabio che si è innamorato della casa, per ovvi motivi, però se riusciamo a costruirla in questo senso magari la compriamo bene e non diamo assolutamente 169.000 euro in giro così. Quindi nel salutare voi ci vediamo giovedì, mo ti scrivo su WhatsApp, ma nel frattempo devo quattro cosette da fare, mo ti scrivo.
No, ma te l'ho detto che mi ha chiamato Mauro, quindi no, non ti devo di niente. No, Mauro, l'altro, Angelo. Vedi, io confondo i nomi, all'età. Mi ha chiamato Angelo, tranquillo, quando vuoi sto qui. Sì, ma ti volevo scrivere, ti volevo fare un vocale per raccontarti cosa mi ha detto tale Angelo. Ma te l'ho già detto, il vocale te l'ho mandato. Controllare. Non so cosa mi incoglionito. Eleonora. Sì, te l'ho mandato. Eccolo qua. A posto. Quindi l'affiancamento VIP Total, non so come lo chiamerò, si chiamava VIP perché erano VIP, adesso si chiamerà, non lo so, si chiamerà così, dalla ricerca fino all'atto, ricerca, analisi, selezione, scartare case, negoziazione, proposta d'acquisto, preliminare, quindi rapporti con il notaio, la documentazione, eventualmente banca, difficilmente con queste persone c'è un mutuo, ma ci sono soldi già disponibili da una vendita precedente, quant'altro, però banca, perito, notaio, atto, finisce. Tutto questo l'affiancamento totale. Tranquillo, quando vuoi, sì, già detto, infatti, no, mi sono incoglionito. E per quanto riguarda la proposta, mi devi scrivere una mail su luigi@luigiadi.it. Ciao, sono Tizio, voglio la proposta d'acquisto con tanto di spiegazioni. E quindi cerchiamo di capire quantomeno come integrare, io dico sempre eliminare il modello prestampato dell'agenzia, ma quantomeno integrare quelle quattro righe a tua disposizione che hai lì su quel modellino che sono improponibili per acquistare una casa, perché se le case sono tutte diverse devono essere diverse anche le situazioni e quindi diverse anche le proposte d'acquisto, non si possono racchiudere tutte in un modello prestampato tutti uguali quando le problematiche sono diverse, è impossibile, è inconcepibile. Se sono diverse le case, questo è assodato. Se sono diverse in ogni situazione, questo è assodato. Deve essere diversa anche la proposta d'acquisto. E va costruita come un abito su misura. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio. Il link lo trovate qui. Saluto YouTube, non metterete un like neanche a pagarlo. Metti sto like.